Adesso diamo la parola alla dottoressa Enza Zarcone, la quale ci parlerà della violenza sui minori. Ricordiamo che la dottoressa Zarcone è vicepresidente dell'Ordine di Psicologi della Regione Sicilia, psicologo, psicoterapeuta, didatta IPR Palermo. Bene. La dottoressa, per utilizzare un po' questo tempo, rientrerà? Sì, no, ci sono. Io mi complico sempre la vita, perché è facile, no. Però siccome mi rendo conto che i temi che stiamo affrontando sono tosti e impegnativi, allora ho pensato di utilizzare, ce lo facciamo, delle immagini, anzi, per ora magari abbassalo, quando c'è il film lo alziamo, così non c'è il fruscio. Ok. Allora, dovendo parlare di violenza sui minori, che è un tema che da solo meriterebbe non forse un convegno ma un intero master, la cosa più difficile che ho dovuto affrontare è selezionare su cosa punteggiare nel propormi questo intervento. Per necessità di sintesi, a volte la necessità di sintesi ci stimola alla creatività, vi proporrò un brevissimo frame di un film che tutti voi, molti di voi conosceranno, Genio Ribelle, Will Hunting. Proprio brevissime immagini che manderò però dopo, però ve lo dico da subito così, per chi col potere, con la potenza che appunto le immagini e le narrazioni hanno, di focalizzare alcuni elementi sia delle conseguenze sull'individuo e sullo sviluppo dell'individuo, di quelle che sono esperienze di violenze subite nell'infanzia, appunto, e anche tutti i fattori di resilienza e di risorse che nell'arco di vita di un individuo possono intervenire a portare ad esiti meno negativi e meno nefasti, che invece possono caratterizzare la vita di individui meno resilienti e anche, possiamo dire, meno fortunati. E un'altra cosa, utilizzerò delle immagini che possono sembrare apparentemente, no, inopportune e inadeguate, visto la forza del tema e la difficoltà del tema, però in genere quando si preparano questi interventi ai convegni si associano sempre delle immagini terribili. Stavolta mi sono detta no, utilizziamo delle immagini che appartengono a un universo e un mondo infantile, quale dovrebbe essere? No? Colorato, sano, positivo e protettivo. Utilizzo questo termine che mi sembra molto importante, la protezione nei confronti del bambino come elemento preventivo e predittivo di uno sviluppo sano, forse una parola impegnativa, ma funzionale. Per violenza a danno di minori si fa riferimento, lo sappiamo, a maltrattamento fisico, maltrattamento psicologico, abuso sessuale, inadeguatezza delle cure, violenza assistita, sfruttamento sessuale, diverse forme di violenza che risultano spesso ai nuovi compresenti. Gli studi neurologici sullo sviluppo infantile ci dicono che l'esperienza, i vissuti dei minori, sin dai primissimi momenti di vita, forse addirittura prima della nascita, ci sono studi che lo dimostrano, anche sulle esperienze della gravidanza, no? Come viene vissuta la gravidanza per quanto riguarda poi lo sviluppo di certe caratteristiche del bambino, che l'esistenza dei legami è il cibo per la mente e per le relazioni future. Se proprio i legami invece, sin dai primissimi giorni di vita, sono fonte di esperienze negative e traumatiche, ne risulta una inadeguatezza del processo di sviluppo del bambino, che può trovare espressioni, chi lavora nel nostro campo, operatorio di diverse professioni come qui siamo riuniti, ne fa esperienza ogni giorno, possono trovare espressione in tutte le aree di funzionamento cognitivo ed emotivo e quindi manifestarsi attraverso espressioni più o meno marcate di natura psicopatologica.
Cosa si intende per ESI in questo acronimo? Le cosiddette esperienze sfavorevoli infantili, tutto quell'insieme di esperienze e di situazioni vissute nell'infanzia che poi vanno ad incidere significativamente sui processi di attaccamento. Chiaramente qui ci sta tutta la teoria dell'attaccamento, ma la diamo chiaramente per assodata, è la nostra base di partenza, e che si possono definire come incidenti di percorso negativi più o meno cronici. L'elemento della cronicità è quello su cui ci dobbiamo fermare maggiormente, perché non è il singolo episodio negativo che può determinare necessariamente uno sviluppo. A volte sì, dipende dall'entità, come sappiamo dagli studi sui disturbi post-traumatici. Un singolo evento molto traumatico può determinare un disturbo post-traumatico, oppure il ripetersi di eventi nell'arco dell'infanzia o comunque della vita di un individuo di carattere traumatico, che vanno a definire quello che poi, a rappresentare quello che poi viene definito come trauma complesso, appunto, di cui accenderò dopo. E infatti i bambini esposti a fonti di stress molto intense possono sviluppare un disturbo da stress post-traumatico, ossia, lo sappiamo, un disturbo emotivo caratterizzato da vissuti di intrusione. Sono frequenti nei bambini proprio anche flashback, ritornare alla mente, rivivere episodi, come se proprio li stessero vivendo in quel momento, dell'abuso, della violenza subita. Evitamento ed ipervigilanza, che interferiscono con il normale funzionamento dell'individuo in tutto l'arco di vita. Sappiamo anche come cioè situazioni traumatiche possono far venire fuori i loro effetti anche a distanza di molto tempo, cioè rimanere latenti per anni e poi, in fase adolescenziale o anche in età adulta, di fronte a un elemento, una situazione che può fare da attivatore, manifestarsi in tutta la loro forza e intensità. Io mi trovo a lavorare, ci facevo questo ragionamento prima, con la violenza sui minori ogni giorno nel mio lavoro, ma incontro pochi bambini, però incontro tanti adulti nella mia pratica clinica come psicoterapeuta, sia anche lavorando con la coppia e con la famiglia, non solo con gli individui, tanti adulti che nella loro storia portano episodi, situazioni di violenza subita. Violenza stiamo intendendola in questo momento in senso lato, perché sappiamo benissimo che anche esperienze di trascuratezza, di non essere stati visti in maniera costante, ripetitiva e strutturante proprio della personalità, può rappresentare poi in età adulta la base che ci fa comprendere e spiegare tante difficoltà e tanti esiti, non necessariamente psicopatologici, ma anche difficoltà relazionali nella scelta del partner. Difficoltà relazionali nel diventare a propria volta genitore, no? Sappiamo, lo dirò dopo, ma mi piace anche anticipare quanto l'avere vissuto esperienze di maltrattamento finisce per rappresentare quasi un modello ripetitivo che ci porta poi da adulti a perpetrare quelle stesse modalità maltrattanti sui nostri figli. Quando si tratta di eventi come lunghi periodi di imprigionamento e tortura o episodi di violenza familiare ripetuti e persistenti nel tempo, sappiamo che le vittime strutturano una sensazione di totale dipendenza dall'abusante. Questa è una caratteristica significativa della relazione che si instaura con la persona abusante, soprattutto se la persona abusante poi è un familiare. Quindi oltre alla dipendenza dell'abusante si crea quell'affetto, quei sentimenti ambivalenti. Ed è proprio questa sensazione di essere sotto il controllo del persecutore che origina una forma complessa di disturbo post-traumatico da stress, come dicevamo prima, che spesso viene erroneamente valutato come disturbo borderline di personalità.
Questo è un po' quello che dicevo prima, quando ci arrivano persone che a primo esame diranno sono borderline, no? Oggi questa è una diagnosi un po' ad ombrello, sotto ci mettiamo tante cose. Poi dalla loro storia comprendi quanto quell'esito, al di là dell'attribuzione di un'etichetta diagnostica, derivi da esperienze traumatiche significative sul piano delle relazioni familiari distorte e disfunzionali. È andato via quello che mi doveva alzare il volume. Sono stata abbandonata. Da qualche esperienza diretta. Personalmente. Le luci? Sì, una volta. Ma scherzo. Mio padre era un alcolista. Un ubriaco rimanisco. Tornava a casa sbronzo per prendersela con qualcuno. Io lo provocavo così non si rifaceva su mia madre e mio fratello. Serate interessanti quando aveva gli anelli. Se lui metteva una chiave inglese, un bastone, una cinghia sul tavolo e poi diceva scelgo la numero 13. Will soffre di disturbi della sfera affettiva, quelle cose lì. La paura dell'abbandono. E per questo ho rotto lo scanner. Non lo sapevo. Sì, ho rotto. Ne vuoi parlare? No. Senti, io so poche cose, ma vedi questo, tutta questa merda. Non è colpa tua. Sì, questo lo so. Guardami, figliolo. Non è colpa tua. Lo so. No, non è colpa tua. Lo so. No, non lo sai. Non è colpa tua. Lo so. Non è colpa tua. Va bene. Non è colpa tua. Non è colpa tua. Non mi prendere il cuore. Non è colpa tua. Non mi prenda per il culo, capitano, non mi prenda per il culo, vero? Non è colpa tua, ripetuto infinite volte, una volta l'ho provato anche a contarlo, ora non mi ricordo quanto sono più preciso. La colpa, il vissuto di colpa, che non è chiaramente quello dell'abusante, ma quello dell'abusato. È forse quello, la cosa più difficile con cui ci scontriamo lavorando con persone che hanno subito una forma di violenza. Quello più difficile da radicare. È quello che questo film ci fa vedere e toccare con mano. È proprio quanto non è tanto sul piano razionale, no? Che la persona non sappia che non è colpa sua. Will dice sì, lo so, non è colpa mia. Ma il terapeuta, con quel modo incalzante, fa un lavoro di graduale ma inesorabile penetrazione sul piano emotivo, va ad abbattere quella cortina di razionalità, di difesa attraverso
l'aggressività, il bullismo, la spavalderia, la strafottenza, non ho bisogno di nessuno, ho rotto lo scali. Arriva a livello emotivo e a livello emotivo Will non lo sa che non è colpa sua, perché i bambini maltrattati, che poi diventano degli adolescenti maltrattanti, perché questo è un aggressivo, è uno che picchia, è uno che finisce nelle mani dei servizi sociali, viene salvato dalla sua genialità alla quale si ribella, ma è uno che picchia. E lui non lo sa che non è colpa sua, perché i bambini maltrattati si mettono in testa che se tu non mi vuoi bene è perché io sono cattivo. I bambini abusati si mettono in testa se tu mi vuoi bene è perché io sono cattivo. Lì è una forma ancora più perversa, se vuoi, quindi per essere amato. Evidentemente, se sono amato così è perché anche io collaboro a quel rapporto incestuoso. Quelli maltrattati invece, stiamo chiaramente facendo una generalizzazione, però le generalizzazioni ci aiutano a cogliere nel segno a volte, e i bambini maltrattati invece si mettono in testa di essere colpevoli e cattivi. E questo lo sappiamo, non mi dilungo oltre, è la cosa più difficile su cui lavorare, perché appunto bisogna arrivare a livello emotivo. E il livello emotivo è quello che ci fa entrare in contatto con tutto quel dolore, con tutta quella sofferenza, che ha bisogno di quell'argine anche fisico, che è un abbraccio materno, che è quello che è mancato nella storia di questo ragazzo, altro che abbraccio materno. C'era la cinghia materna, la cinghia che veniva sfidata, no? Anche quello è caratteristico, la sfida al padre, io non mi piego. Non solo, l'assunzione di un comportamento, si dirà in altre parti del film, adultizzato e protettivo di Will nei confronti della madre. Lui si metteva in mezzo e le prendeva al posto della madre. Questa è un'altra caratteristica, no, del funzionamento familiare spesso, a cui se ho tempo accennerò. Quindi io avevo messo tutta una serie di conseguenze, no, così, carrellata di conseguenze associate all'abuso infantile, però vado oltre, perché questo film le sintetizza, anche questa breve immagine le sintetizza ampiamente. Ma io sono ferma, voi non state vedendo niente. Mi è rimasto proprio l'abbraccio. Ok. Oh, ci siamo. Parlavo sola praticamente. Cioè, nel senso che... Ok. Il ciclo ripetitivo dell'abuso, quello che già avevo accennato, tra i fattori individuali, quello maggiormente correlato all'abuso e al maltrattamento di un figlio è rappresentato dal contesto di apprendimento, vale a dire appunto essere stati sottoposti da bambini a maltrattamento rende più probabile ricorso da adulti a pratiche simili verso i figli. Will sarebbe un perfetto candidato a tutto questo se nella sua vita non avesse incontrato delle persone che per lui hanno fatto la differenza, che non è il terapeuta, attenzione. Will ha una grande risorsa, che è il gruppo dei pari. Gruppo dei pari che può essere gruppo con cui a sua volta perpetrare comportamenti violenti e aggressivi, ma gruppo che diventa anche una famiglia. E quello è un altro elemento di resilienza importante. Sappiamo dagli studi sulla resilienza che basta incontrare una persona protettiva nella propria vita, se adulto è ancora meglio, per fare un'esperienza di relazione sana, funzionale e protettiva. È l'incontro con questi adulti, perché poi c'è il professore, c'è il terapeuta, per cui faranno la differenza. È
gli faranno fare una scelta di vita diversa da quella che era stata scritta per lui. Quindi il genitore maltrattante è sempre un bambino incompiuto e un coniuge deluso, ci dice Cirillo. Attenzione a questa frase, perché poi noi psicologi, noi operatori della salute veniamo tacciati di giustificazionismo, di ci spieghiamo tutto col trauma infantile, quindi giustifichiamo il maltrattante, no, comprendere non significa giustificare, comprendere significa poter cambiare gli esiti, cambiare il destino delle persone. Io mi ritrovo a lavorare anche con persone che hanno abusato e quando dico questa cosa, soprattutto agli allievi, dicono no, ma come fai, ma non è, quasi quasi non è giusto, no? Mi giudicano male, però all'inizio devo dire anch'io facevo fatica a mettermi d'accordo con me stessa, poi il salto me l'ha fatto fare questa riflessione e questa conoscenza che abbiamo, quanto per la vittima sia prognosticamente favorevole sapere che il proprio abusante, il proprio persecutore riconosca la sua colpa, la sua responsabilità e si faccia aiutare, perché come dicevamo prima il vissuto di colpa è agghiacciante, in